ti usa, questo è quello che fa quando ti usa solo e non è interessato a te. Allora, ti sta usando, se un uomo ti usa, tra virgolette, sessualmente, economicamente, per, come dire, per mille motivi, lo fa solo quando non è interessato a te, quando non è coinvolto con te, quando non è innamorato di te. Come capire se ti usa soltanto o se c'è anche un coinvolgimento? Beh, questo è abbastanza semplice, tutto sommato. Devi prestare attenzione a dei segnali che adesso andrò a spiegarti. Molto importante, perché se capisci che ti usa, mandala a stendere, levatelo dai maroni. Allora, la prima cosa è se non ti senti speciale, se non ti fa sentire speciale e non sei priorità nella sua vita. Cioè, se capisci che sì, se ci sei, se non ci sei va bene uguale, anzi, però, quando lui vuole ci devi essere e poi però quando vuoi tu, dipende, insomma. Come non ti fa sentire speciale, non ti fa sentire prioritaria. Beh, la seconda cosa è, questo vale sia per gli uomini che per le donne, teniamo la diciamo la verità, ti vede come un bancomat o ti chiede indirettamente. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Quando un uomo o una donna ti vede come un bancomat e ti chiede indirettamente, mandala a stendere, mandalo a stendere immediatamente, immediatamente. E un'altra azione che fa è, diciamo, si arrabbia, diventa nervoso quando tu non cedi alle sue richieste. Vuol dire che non interessa di te, ma gli interessa la sua richiesta. Magari quella sera lì vuol portarti al parcheggio del cimitero perché non ha nient'altro da fare. E se tu gli dici che al parcheggio del cimitero non ci vai, e lui si incazza. Questo è da tenere presente. Quindi se succede questo, vuol dire che non gli frega di te. Mi spiace dirtelo, ma vuol dire semplicemente che non gli frega di te, che ti sta usando, ti sta sfruttando, ma che non gli frega assolutamente di te. Un altro punto molto importante è che non fa nulla che implichi un sacrificio per lui, anche tra l'altro sessualmente, cioè, come dire, si sfoga lui, ma a te, boh, non è che mette tutta questa energia per darti piacere o farti far sì che, insomma, che lui pensi che tu puoi essere la persona giusta, che tu puoi essere una persona che può andare bene per lui, assolutamente. Questo vale, diciamo, devi tenerlo presente se fa questo, se non fa un minimo sacrificio. Tieni presente che quando una persona è innamorata si invertono i codici di piacere e sofferenza. Cioè, capisci che una persona innamorata è quando per te è disposta a fare delle cose che non farebbe mai. Una persona innamorata è disposta, che ne so, ad accompagnarti la domenica, che la domenica è sacra, magari sotto va a vedere la partita, per trovare la tua vecchia zia malata, perché quello che desidera soltanto è passare del tempo con te. E allora in questo caso devi essere, diciamo, se non fa sacrifici, devi essere consapevole di questo, devi sanzionare con abbandono e rifiuto, perché l'unica cosa è sanzionare con abbandono e rifiuto, non ci sono altre possibilità. Il quinto punto è che viene da te o ti cerca soltanto quando vuole qualcosa, che sia di carattere fisico, che sia di carattere di conforto, insomma, di qualunque motivazione.
ma se non ha bisogno di niente non si manifesta. Lui appare, o lei appare solo quando ha bisogno di qualcosa. Altra cosa importante è che ti cerca solo in determinati orari, in determinati giorni. Questo cosa deve significare? Che non sei l'unica nella sua vita, o comunque non sei la più importante. Non significa che non valga la pena questa persona, non sto dicendo questo. Però significa semplicemente che non ti apprezza. Significa semplicemente che non sei prioritaria. E quindi quando capita questo ti potrai trovare, è molto frequente trovarsi in un triangolo amoroso, o perlomeno se non un triangolo anche un quadrato, diciamo così, no? Quindi questo è un altro punto, il punto 7, è che i suoi piani, le sue cose sono sempre last minute. Quindi quando è tu annulli le cose che avevi da fare solo per vederlo. Questo è un altro grave errore. Se lui si presenta solo con piani last minute, devi mandarlo a stendere immediatamente, immediatamente. Un altro punto che ti fa capire che poi di fatto non è interessato a te, il punto 8, è che non ti parla della sua vita personale. E non gli frega neanche tanto della tua, diciamoci la verità. Quindi da quel punto di vista lì, e questo è un segno molto molto brutto, non è normale che tu non abbia informazioni di base importanti, probabilmente o nasconde qualcosa o appunto ti usa solo come un ripiego, insomma, ma in realtà c'è altre situazioni. Un altro punto da tenere presente, molto importante, è il punto numero 9, che ogni tanto, paf! Come fosse nebbia al sole, scompare, sparisce, si dilegua. Da tenere presente anche questo, è un altro fatto molto importante, no? Sparisce come nebbia al sole. Perché sparisce? Perché non gli frega niente di te. E l'ultimo punto, il decimo, è che le sue azioni contraddicono le sue parole. Questa è la cartina tornasole, questa è la prova del 9 che in realtà non è interessato a te, ma ti sta semplicemente usando. E anche qua, quando lo scopri, ti ricordo che l'unica strada è mandarla a cagare, mandarla a stendere e usarlo soltanto come, diciamo, metterla all'ultimo posto delle tue priorità, perlomeno. Bene, per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo inoltre di iscriverti al canale. Iscrivendoti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.